mind when you remember you didn't do what you're supposed to. E parliamo ora di cinema. Parleremo di un cinema molto interessato alla Sicilia, per merito di un grande siciliano, di un produttore cinematografico, amministratore della nota casa milanese Cinemaset. Lui si chiama Antonio Chiaramonte e proprio in questi giorni entra in distribuzione un ottimo film, lo consiglio a tutti quanti, del genere horror, Nero Infinito. Sempre dello stesso genere, a fine anno, intorno a dicembre, cominceranno delle riprese, e sempre in Sicilia, e sempre per merito di Antonio Chiaramonte, le riprese di un nuovo film dello stesso genere, Fanta Horror. 14:30 è il titolo di questo film. Appena qualche giorno fa, a Catania, nella centralissima piazza Giovanni Verga, all'interno dell'hotel Excelsior, si è tenuto il casting, la selezione di quelli che saranno i nuovi volti di questa prossima fatica cinematografica. Un'interminabile folla di aspiranti attori siciliani è stata esaminata con arte magistrale da Riccardo Maria Tarci, nota star del cinema internazionale, del quale vorrei ora offrirvi qualche breve frammento. Il tuo ruolo? Il mio ruolo Tommaso, in questa, diciamo, questo mediometraggio, cortometraggio, insomma, che abbiamo fatto. Tommaso, che è uno dei quattro, chiamiamo i protagonisti di questa storia, di questi quattro militari che in questa guerra post-atomica cercano di salvare la pelle. Purtroppo uno lo perdono in campo, fino alla fine si tenta di salvarlo e quindi muore. Ad affiancare Riccardo Maria Tarci è stato l'instancabile Rosario Petix, cavallo di razza della scuderia Chiaramonte. Rosario ha fatto da spalla a Riccardo Tarci nelle interminabili 10 ore durante le quali si è calato nei panni di partner di centinaia e centinaia di aspiranti attori. Questa storia non ti ha fatto per niente bene. Che altro possiamo fare? Aspettare che uccida anche questa ragazza? E poi con quel figlio di puttana da buon contento spesso. Sì, ma la prossima volta stai attento e vedi di non fare l'errore. Te compreso. Questi due meravigliosi personaggi saranno, in occasione della prossima puntata, nostri ospiti. Avremo così il piacere di restare in loro compagnia, ma soprattutto noi, da questi due straordinari attori, ci faremo regalare qualche consiglio per tutti quegli aspiranti attori che intendono intraprendere la difficile strada della finzione scenica. Vedremo ora alcune agghiaccianti immagini di Nero Infinito, un film sempre sullo stesso tema, appena completato. Antonio Chiaramonte ci assicura che questo film godrà di una versione 3D che renderà la visione ancora più angosciante. Mi sento tranquilla. La vittima ha dormito per almeno una ventina di ore. Preferisce farlo di notte. È ovvio che si tratta di una mente malata e perversa. Che abbiamo questa volta? Elena Magri, 21 anni. I genitori ne hanno dichiarato la scomparsa questa mattina. Ci stai dicendo che dobbiamo aspettarci un'altra vittima? Diciamo
Dormiamo spesso insieme. Mi sa che questa storia non ti ha fatto per niente bene. Che altro possiamo fare? Aspettare che uccida anche questa ragazza. E poi con quel figlio di puttana abbiamo un contenzio speso. Sì, ma la prossima volta stai attento e vedi di non fare l'errore. Sulle armi, te compreso. Hai ispirato sempre a questo cazzo di libro? La pezza scrive me e l'assassino si ispira a quello per commettere i suoi omicidi, ma poi cambia strategia. Perché? Che cosa lo spinge a farlo? Se andiamo avanti così non caviamo un ragno dal buco. Dovranno commettere un errore prima o poi. Sì, ma le loro versioni combaciano. Ci vogliono più prove, l'ha detto lei stessa, no? Lei comincia a stancarmi, dottor Mazzoni. Perché volete il mio manoscritto? E spiegheremo tutto in centrale. Sei proprio strano. Io l'ho sempre detto. Deve mancarti qualche rotella. Cazzo! Without a reason why, love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Beautiful that one.